Lo taglio, quel pezzo lì lo taglio. Dai, ricominciamo. No, tu hai fatto quel filmato, sì, ma lui, quello è andato bene. Quello aggiungo. Adesso andiamo avanti. Beh, vedi un po' cosa sta succedendo? Vai, vai, sta andando avanti. Allora, come stavamo dicendo, qui in via delle Botteghe Oscure c'è stata la sede del Partito Comunista Italiano per molto tempo, tant'è vero che per lungo tempo, soprattutto nel dopoguerra, come io mi ricordo bene, si ironizzava sul fatto che le Botteghe Oscure fossero appunto oscure. Ricordiamo che questo palazzo, che tra l'altro è bellissimo, fu costruito per i sindacati fascisti. I comunisti si impossessarono dei sindacati fascisti e se lo ripartirono con la Democrazia Cristiana, CGL e CISL. Tra l'altro, per quanto riguarda la CISL, vogliamo ricordare che di recente le benemerite Iene hanno fatto una serie di interviste attraverso le quali hanno dimostrato gli stipendi faraonici dei capi in testa di detto sindacato, vera espressione del potere democristiano. Per poter avere facilmente l'utilizzo e la spartizione dei beni ingentissimi dei sindacati fascisti, ci doveva passare attraverso il sacrificio di un personaggio che è stato molto importante e, vedi caso, è stato poi dimenticato quando ci doveva invece ricordarlo, che è stato Bruno Buozzi. No, ma va fatto un inciso, che ieri è stato l'anniversario della morte del fondatore dell'Unità. Esattamente. È uno dei padri fondatori del Partito Comunista. Esattamente. Del tutto dimenticato dall'iconografia ufficiale. Perché il personaggio no, sapeva, diciamo chi era, Antonio Gramsci. Il personaggio sapeva esattamente quel che diceva e soprattutto sapeva esattamente quel che scriveva. Tant'è vero che qui abbiamo un libro che io mi porto sempre dietro, che voglio far vedere ai nostri amici, perché qui c'è un libro che è stato scritto negli anni 30, eccolo qui, c'è la predizione di quello che sarebbe stato il Partito Comunista del dopoguerra. L'associazismo... Il fondatore ed anche il suo, diciamo, occulto o diciamo poco palese distruttore, perché sapeva anche di chi morte sarebbe morto, probabilmente. Lui sapeva di tutto, capiva tutto e, diciamo pure, l'abbiamo detto più di una volta, anche davanti a quella bellissima clinica nella quale era ricoverato e che si trova sempre ovviamente a Roma, una delle più ricche e più valide cliniche romane. No, ma l'iconografia dicono che è morto nelle carceri fasciste, sì, e non nella clinica di gran lusso ai Parioli, come invece sappiamo bene noi. Esattamente. Questa per dire, no, della mistificazione dell'iconografia ufficiale di qualunque parte, di qualunque tendenza. Cari amici, noi diremo da questo libro, lo leggeremo al momento opportuno e diremo esattamente come stanno le cose e perché Gramsci aveva previsto la nascita del catto comunismo. C'è scritto qui, va bene? Allora, dicevo, no, diciamo che quando è stato pubblicato questo libro? Questo libro è stato pubblicato dagli editori riuniti nell'86, questo. Sì, ma quando l'ha scritto? Edizione. Ma quando l'ha scritto? Edizione. Quando l'ha fatto? Negli anni 30. Quindi nel 1930, o giù di lì, Gramsci sapeva esattamente come sarebbe andata a finire. Prima edizione di questa collana è dell'86, ma è di questa collana qui. No. Dalla prefazione lo possiamo dire, siamo negli anni 30, lui aveva capito tutto perché era un autentico storicista, ma di quelli veri che, conoscendo l'intreccio tra ideologia, forze di potere e evoluzione storica, capiva perfettamente come sarebbero andate le cose. Lo sfogo naturale del catto del Partito Comunista Italiano è il catto comunismo. Però lo leggeremo al momento opportuno. Allora torno a dire che la morte di Bruno Buozzi, una morte molto strana, avvenuta in una situazione estremamente strana, era stata voluta perché Buozzi si opponeva alla separazione sindacale
e soprattutto alla frammentazione dei beni dei sindacati fascisti tra i vari sindacati che ne avrebbero poi fatto l'uso che ritenevano giusto. Della trilaterale dell'epoca, diciamo. Esattamente. Bruno Buozzi è stato regolarmente assassinato, mentre lui si aspettava di non esserlo, perché aveva lui pensava di essere trasferito a Verona. Esattamente, aveva la protezione di Mussolini, il quale in Bruno Buozzi contava di avere un grosso consulente per la socializzazione delle imprese, per la legge che stava elaborando per la socializzazione delle imprese. Tra parentesi, diciamo due parole che diventa complicato. Spieghiamo in termini semplici, insomma, che la socializzazione delle imprese è quello che avviene oggi in Germania ancora da allora, sì, e tuttora, molto dico in interessenza in dare avere in positivo e in negativo degli operai o comunque della forza produttiva operai, all'interno della fabbrica, tecnici, dei quadri, cioè di tutti quelli che lavorano all'interno della fabbrica, con delle plusvalenze o delle minusvalenze a secondo dell'andamento della fabbrica. Era ovviamente una forma alternativa al bolscevismo, e che era quella sostenuta anche dai socialisti russi. Non a caso il bolscevismo, e io lo posso dimostrare perché ho tutti i libri, distrusse i socialisti rivoluzionari russi durante la rivoluzione russa, perché la rivoluzione russa era voluta, diciamo, già a partire dal 1930, anche già prima, con la crisi di Wall Street. Il 17-18 c'è stato il grosso scontro, certo, tra i socialisti rivoluzionari russi, certo, e i bolscevichi. Certo. Siccome i bolscevichi erano stati portati al potere nell'interesse del potere economico finanziario di loro signori, loro non volevano la socializzazione delle fabbriche, ma volevano la statalizzazione. Il capitalismo di Stato. Esattamente. Un capitalismo di Stato gestito da loro signori, sempre loro, anche loro signori. Anche a livello politico loro. Non solo politico, ma anche religioso. E lì c'è stato anche un grosso scontro, perché ricordiamoci che le famose purghe staliniane degli anni 30, 36, 38, 40, erano anche purghe che riguardavano, levati tu che mi ci metto io, nel controllo economico, finanziario e politico delle imprese industriali russe statalizzate e governate dalla burocrazia. Oggi in televisione, all'Italia in diretta, hanno fatto vedere con grande profluvie di elogi come alcuni dipendenti di un supermercato che erano stati licenziati per il fallimento del supermercato stesso si sono rimboccati le maniche, si sono messi in società cooperativizzati e si sono messi a gestire in proprio. Ora queste cose qui sono importantissime. Se si potesse pensare che la vera riforma della società è anche oggi la socializzazione. Oggi più che mai, perché il lavoro andrà a svanire nei prossimi 10-20 anni, il lavoro non esisterà più perché sarà tutto prodotto in serie dalle macchine, anche il prodotto culturale, proprio le professionalità saranno gestite dalle macchine. Quindi se vogliamo sopravvivere come specie umana, non come nazione o come etnia semplicemente, ma come specie umana dobbiamo assolutamente prevenire quello che sicuramente e indefettibilmente arriverà fra 10 o 20 anni. E per cui, diciamolo chiaramente, oggi è tutta l'organizzazione del potere reale e si sta muovendo per poter gestire in proprio le macchine. L'alternativa è appunto quella che non devono essere i capitalisti e i finanzieri a gestire la macchina, ma la politica, la politica diretta dal popolo, i quali i lavoratori si impossessano delle macchine e li gestiscono nei propri interessi. Allora speriamo di aver fatto in questa storia, per esempio, sempre per fare il parallelo della Germania, i Länder partecipano alla gestione delle fabbriche, se lo sai. Quindi anche loro, una vecchia storia, sì, va da Hitler, dal 34-35, quindi da allora c'è questa usanza, questa metodologia che tiene conto anche dell'ambito, quindi dell'ambiente,
della certo, cittadinanza limitrofa, non solo locale. No, situazione locale, no, quindi non solo dell'azionariato dell'azienda, ma anche l'ambiente politico all'interno del quale si muove l'azienda. Possiamo riassumere con un concetto solo, chilometro zero, perché ciascuno ha diritto soprattutto a dire la sua. Non solo, ma a dire la sua all'interno del proprio spazio. Certo. Questa è la cosa più importante. Certo. Allora, fatta questa debita premessa, vogliamo leggere alcune piccole informazioni ricavate dal Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore è estremamente indicativo per capire da come la pensano loro signori, che in ogni caso, malgrado i tentativi di mediazione, gli interessi che pagano questo Sole 24 Ore, questo quello di oggi, sono appunto quelli di loro signori. Allora, leggiamo questo, dice, ci limitiamo soltanto ovviamente a leggere i titoli, riforma e sovranità, dire addio all'Europa dei piccoli compromessi, non si capisce che cosa significa, ma insomma. Oh, invece queste sono più importanti. Conti pubblici, mai così basso il costo del debito. Allora, sempre debito, sempre debito, coglione. Illegittimo. No, ma come hai detto te ieri, si passa da una truffa a una truffa più elaborata. Esattamente. E qui siamo a una truffa più elaborata. Esattamente, esattamente. È così. Camorra e politica, l'indagine si allarga. Ma guarda, che scoperta! Allora, questo qui, questo è proprio intriso di puro moralismo. Guardi, basta leggere il capo di imputazione. No, moralismo di bassissima lega. Sì, ma infatti, beh, quello che dobbiamo dire. Guardi, basta leggere il capo di imputazione di Alessandro Zagaria per capire che il sistema sul quale stiamo indagando va ben oltre il comune di Santa Maria Capua Vetere e Tegredo. La fonte nella procura di Napoli di più non può dire, ma a dire di più non è solo il capo di imputazioni, ma anche la sottolineatura degli investigatori. Allora, da questo punto di vista mi limiterei a dire che, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, la politica non è una forma astratta di gestione di cose astratte. La politica è espressione del potere. Allora, se il potere reale, quello diffuso nella società, in certi ambienti, è la camorra, la politica è camorra. L'uomo politico che non è camorrista si mette d'accordo con la camorra, se no non ha nessun significato, e se si mette contro muore, perché la politica vera è questa, tutto il resto è fanfaluca. Non serve un cazzo, non serve a niente. Chi si mette contro la mafia e ci va disarmato come un povero Cristo, per colpa sua, perché il generale dalla Chiesa doveva capire che la situazione non era tale da presentarsi lì vestito di stracci a fare la figura del come si chiama quello, quello che gli danno da portare la croce del Cristo. Un attimo, bisogna andare a vedere i cosiddetti successi dalla Chiesa, se davvero sono successi. Sì, d'accordo. Nel senso che siano accaduti. Davvero. Queste ipotesi l'abbiamo già fatta. Ah, quindi il signor dalla Chiesa stava lì perché pensava di essere protetto dal regime che gestisce tutto l'ambaradam. A un certo punto, perché lui si lamentò in quella famosa intervista che fece a Giorgio Bocca. Lui si lamentò di essere stato lasciato solo. Sì. Però se tu hai a cuore non solo te stesso, le istituzioni, tua moglie che è giovanissima e il figlio che sta per nascere, beh, cacchio, un pensierino lo devi anche fare. Chiusa questa parentesi, ritorniamo. Se non l'ha fatto si vede che c'era qualche motivo, perché se no non è mica scemo, esattamente. Non era mica scemo. Esattamente, sì, gli hanno fatto credere, ma questo è il tipo. Certo. Però, ma gliel'ha fatto credere quello a cui lui dava affidamento, a cui lui faceva riferimento, allora, è chiaro. Però se a una persona gli danno da credere, no, come sempre, come tu sai bene, noi parliamo sempre della risurrezione di Cristo, fermo restando che non l'ha mai visto nessuno, no? Fermo restando che puta caso che i Vangeli siano veri, narrano di queste donne che vanno lì e non trovano più un beneamato minchia, no? Posto che sia vero questo, ma nessuno ha visto la risurrezione, è un coglione quello che ci crede, come minimo.
perché io posso credere all'aldilà, posso credere che esista una divinità, posso credere a quello che vuoi, ma non posso credere a una balla così colossale. Che poi, tra l'altro, ricordiamolo bene, Apollonio di Tiana era un personaggio che era similare alla figura, sì, di Gesù Cristo. Sì. Tant'è vero che Gesù Cristo... Largo Argentina, perché? Tant'è vero che Gesù Cristo... Sì, fra un'oretta, un'oretta e mezza. Una invenzione per contrastare... Fra un po', fra un'ora e mezza. La figura di Apollonio di Tiana. Ora, questa anche questa è una cosa importantissima. Perché dopo l'avvento del cristianesimo, di Apollonio di Tiana non si è più parlato. Allora, secondo l'autore della biografia di Apollonio di Tiana, che mi pare si chiamasse Filostrato, Apollonio di Tiana è risorto, anche lui è risorto. Oltre a avere... Ma guardate che è un mito della risurrezione che viaggia in tutte le epoche e in tutti, sì, questo... in tutti i luoghi. Scusate, dove si trova la piazza? La Nova. Eh? La Nova? No, non la conosco. Piazza Navona? Navona! Dritto, no, 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 no. No, lì a sinistra, 300 metri, sì, a destra. Ah, sei molto più chiaro allora. Come si chiama? Navona. Allora, come dicevo, un conto è che il mito di Mitra ci parla come il mito, ovviamente. Anche Mitra, lo sai che è risorto, assurto in cielo sul carro di fuoco addirittura. Come Isaia. Esattamente. Cioè, tutti risorgono e vanno sul carro di fuoco. Ma Isaia, quello famoso che cercava Zazà, Sì. Dove sta Zazà? Fanciulla mia. Cosa fa Zazà senza Isaia? E quell'Isaia lì. Allora, invece, nel caso specifico, ecco, io voglio richiamare appunto la questione relativa alla temperie dell'epoca. Apollonio di Tiana è un individuo obiettivamente esistito, in carne ed ossa, quindi non era una divinità. Ed è risorto anche lui. Mi limito a fare queste piccole associazioni. Anche Isaia non era una divinità, è risorto. Sì, ma Isaia era di qualche decina di migliaia di anni prima. Non si sa bene. Lasciamo le sue profezie. Sì. Allora, come abbiamo detto e lo ripetiamo, anche perché il tempo con la Bibbia ci quadra poco. Ah, c'è qua pochissimo. Tant'è vero che come leggeremo nelle Matusalemme prossime... campavano i cent'anni, sì, no? Allora, come leggeremo nelle prossime storielle nostre, in relazione soprattutto a questo fenomeno importantissimo della risurrezione di Cristo, fenomeno del quale ci sono venute a concentrare tutta una serie di ipotesi, di teorie, di teosofie, visione, sì, di tutta una serie di cose si sono concentrate in questa operazione che poi è diventato, come dire, un dogma, no? Ecco, questo lo diremo al momento opportuno, perché è interessantissimo anche vedere queste cose e vedere anche il comportamento delle persone, soprattutto di persone intelligenti, che nello sforzo assoluto di dimostrare che è vero l'assurdo, passano anche la testa del cazzo. Detto questo, ripetiamo, camorra e politica, l'indagine si può allargare quanto vuoi, la politica in una zona camorristica è fatta dai camorristi, la politica in una zona controllata dalla massoneria è fatta dai massoni. Non c'è, i rapporti di forza sono questi, come se all'epoca di Adriano, il primo nome che mi è venuto, di un imperatore romano, qualcuno andasse a contestare il comportamento di quell'imperatore, capito? Sapete che fine avrebbe fatto? Ecco, ve lo... E Adriano era uno buono. Adriano era uno buono. Era buono, molto buono. Poi si sfogava, aveva i garzoncelli, manco fosse un prete, no? Con cui sfogava, anche lui, si calmava. Anche lui come Leonardo, come tutti gli altri. Si calmava. È importante comunque ricordare che se i preti fino a poco tempo fa a chi li contestava nella sostanza lo bruciavano vivo, ti immagini all'epoca dell'intera Roma. Ricordiamo inoltre che tanto la mafia quanto la camorra sono sempre stati fedelissimi della religione, in quanto che
il potere si sostanzia sempre con l'istituzione con religiosa. I puntelli si puntellano l'uno con l'altro. L'istituzione religiosa è sempre d'accordo col potere reale e quindi la mafia, salvo rari casi come quello al periodo delle guerre per le indulgenze, c'è l'impero papato, sì, stiamo parlando di potere locale, certo, localizzato, certo. Noi sappiamo perfettamente come la mafia italoamericana in America è una un tutt'uno con la chiesa, con la chiesa di Sant'Andrea in particolare. Esattamente. Oh, questo è uno, eh. Ah, l'altro che volevo leggere ancora qui, un altro titolo interessante: più etica senza se e senza ma. Questi sono delle chiacchiere, più etica senza se e senza ma. Sono chiacchiere che possono dire appunto ai loro amici. Noi non ci crediamo proprio. Etica e politica, un binomio necessario senza se e senza ma, però anche senza trasformarlo in un mantra da cui ci si aspettano risultati che nessuna ripetizione di formule più o meno magiche può dare. Ricordiamoci che queste sono quelle frasi lapidarie che il buon Giorgio Napolitano, quando era deputato, Allora, il buon Giorgio Napolitano faceva queste dichiarazioni lapidarie, ma era bellissimo, perché erano, bisogna, se tu, voi amici andate a sentire i discorsi che faceva questo uomo, bisogna moralizzare la politica, basta, chiudo, poi faceva più caso, la stessa cosa che sta dicendo adesso l'attuale Presidente della Repubblica, le ultime dichiarazioni sono incredibili, bisogna, dobbiamo, è ora di, ma hai fatto un cazzo in vita sua, anzi ha fatto il peggio che poteva fare. Proseguiamo, questo è un altro numero molto interessante del Sole 24 Ore, dove facciamo vedere alcune cosette. Dunque, c'è questo articolo, no? Questo è il Sole 24 Ore di domenica del 24 aprile, questo articolo qua. Sì, perché rimangono solo quelle grandi. Allora, sapete che contro chi è questo? Contro i taxisti, contro i tassisti. In favore di chi? Di Uber. Uber. Ma come gira? Come ha pagato. No, è troppo bella questa. Ma infatti. Contro la casa dei tassinari. L'abbiamo denunciato la signora Uber. La signora Uber. Ma no, ma c'è un passo avanti strategico, importantissimo. Questo fa parte del gocciolio metodico che dura decenni per poi arrivare allo sfinimento degli avversari. Esattamente. Ecco. La coercizione della mente pubblica, dell'opinione pubblica. Leggiamo e quindi il passaggio dall'appoggio al preesistente verso l'innovazione che è un cadere dalla padella alla brace. Esattamente. Ora, nessuno nega, attenzione, nessuno nega che il sistema Uber rappresenti una innovazione, ma una innovazione a danno del lavoro. Esattamente, tipo schiavistico. No, questo è l'esempio tipico, lo diciamo prima di leggere una frasetta qui, è proprio il classico esempio dove la macchina serve per schiavizzare l'uomo. Infatti cos'è Uber? Un sistema che utilizza le macchine per chiamare il tassinaro. È tutto lì. Ma quello che viene è il tassinaro che lavora in nero senza dichiarazione dei redditi, senza concessione governativa, senza niente, che se per caso succede un guaio, un incidente, ci va per le piste, lui è rovinato per tutta la vita, ma è rovinata pure la famiglia di quello che viene trasportato. Esattamente, non solo, andate a vedere cosa significa Uber in tutti gli altri paesi del mondo. E a Los Angeles ha messo in crisi tutto il sistema, perché fra l'altro sta crollando pure come sistema stesso Uber. Esattamente. Perché è fatto su dei principi di schiavizzazione assoluta. Esattamente. E quindi la gente non conviene più andare con la macchina a portare in giro la gente, non è conveniente. Esattamente, tanto è vero che a New York mi dicono, perché io ancora non ci sono stato, penso che non riuscirò ad andarci più, visto l'età che ho, non mi sarebbe piaciuto comunque farci un salto. No, a me e no. Tu vedi i tassinari fermi lì, guidati da un negro sottopagato,
che o bengalese, che... bengalese, esatto. Manco i negri, bengalesi. Allora, leggiamo una piccola cosa. L'entrata di servizi come Uber, oggi ce ne sono molti, non è un gioco a somma zero, riducendo il costo, certo che riduce il costo, sottopaga strozzi tutti. Esattamente, riducendo il costo Uber aumenta enormemente la dimensione del mercato dei trasporti a pagamento, non è vero, e non lo fa necessariamente riducendo il compenso del guidatore, lo riduce massicciamente, ma riducendo i tempi morti, è vero, riduce i tempi morti, però anche qui è bello. No, ma il bello è che questo è anche poco informato, perché i tassinari, che io ho il mio consuocero che faceva il tassinaro, hanno visto l'attacco che hanno subito, sì. Si sono informatizzati pure loro, sì. Telematizzati pure loro, per cui adesso tutti i tassisti hanno la connessione internet sul tassì e loro sono fanno esattamente la stessa funzione di Uber. Questo significa più funzionale, in quanto hanno un'esperienza di vita, esatto, di 30 anni, 40 anni di lavoro, 20 anni di lavoro, e quindi non hanno le debacle di quelli non qua. Non si può avere la privativa sulla macchina, il bello della macchina è questo, riuscire a capire che è l'uomo che al può, non è detto tutto. Che il capitalista è sia quello che può gestire la macchina può essere gestita anche dal subordinato, dal sottoposto. Dal sottoposto che si mette assieme agli altri, crea una cooperativa e quella cooperativa gestisce la macchina. Infatti loro si sono messi in cooperativa, esatto. Adesso sono 400 tassi su 4.000 circa di Roma e ci sono tantissime altre cooperative che si stanno organizzando, come ho detto io. Esattamente, leggiamo alla fine di questo perché è molto bello, perché sta parlando di una cosa che è falsa. No, che non conosce, nella migliore dei casi che non conosce, ma nel peggiore dei casi, come sicuramente è, che sa che sta dicendo un falso. Esattamente, questo è un falso, attento, guarda che... Sì, sì. L'inefficienza è data dal tempo che un taxista passa inattivo aspettando chiamate. Più questo tempo viene ridotto dalla tecnologia, più ci guadagnano sia il guidatore che il passeggero. Ora, non è vero! Non è vero che il tassinaro non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Appunto, sta lì a aspettare. Guarda, sì, a volte in genere fanno una trentina di corse al giorno. Sì. Quindi una corsa, poi 10 minuti, un quarto d'ora di riposo, esatto. Un'altra cosa. E quindi gli 8-10 ore sono pieni. Anche perché poi tu vedi che i raggruppamenti di questi tassi sono in alcune aree che sono frequentatissime da gente che prende il tassi oltretutto. Ma il bello è questo, i tassinari di Uber non è che stanno tutti i giorni in giro, aspettano anche loro come gli altri, quindi non raccontarsi i fesserini. Io adesso finirei con una cosa... Totale disinformazione, disinformazione ufficiale si chiama questa, disinformazione di casta. Guarda nell'articolo di fondo. Sì, sì, l'articolo di fondo, da infami, questo si chiama mistificazione... raggiro o che ne so, truffa culturale, informativa e quant'altro. Bisogna capire bene, dal Il Sole 24 Ore, così si capisce bene con chi abbiamo a che fare. La Confindustria prende i soldi anche da Uber. Ricordiamoci che Uber è un'emanazione di Soros. Esattamente. Ricordiamocelo sempre, Soros. Sempre. Ragazzi, se vi capita di salire su un taxi di Uber, non salite. No, salite pure, ma non pagate. Tanto loro non vi possono dire niente, non c'è nessuna concessione. Quindi se non pagate, fate una cosa del tutto corretta, in quanto loro non hanno autorizzazioni e concessioni governative. Esattamente. E non possono pretendere il pagamento di alcunché. Allora, i nostri amici probabilmente non sanno...